Buongiorno a tutti. Invito a creare il clima di silenzio che ci permette di celebrare e partecipare alla funzione in modo adeguato. Invito il coro magari a cominciare a fare qualche prova, così creiamo anche il clima adatto per la preghiera. I cresimandi sanno già cosa devono fare, per cui non sto qua a ripetere, giusto catechiste? Sono a posto. Ricordo soltanto la crismazione, una volta che arriva qua davanti il vescovo con Don Lodovico, nell'ordine prestabilito si esce, ricordo appunto la mano destra del della madrina o del padrino sulla spalla destra. Va bene? Stando a sinistra. E dire il nome del ragazzo, del cresimando o cresimanda. Aiutiamo i nostri ragazzi a concentrarsi e non agitarsi. Invito il coro a fare qualche canto, così intanto che aspettiamo, ascoltiamo i canti del coro.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi la nostra comunità è chiamata a vivere in pienezza il dono pasquale di Cristo risorto, come è stato per Maria e gli Apostoli il giorno di Pentecoste, e a rendere grazie a Dio Padre per gli abbondanti doni con cui da allora nutre e fa crescere la Chiesa. Invochiamo la grazia dello Spirito Santo perché scenda abbondantemente su questi ragazzi che oggi celebrano la loro Pentecoste per la vita nel sacramento della confermazione. È tra noi Sua Eccellenza Monsignor Roberto Busti, Vescovo Emerito di Mantova. Con lui preghiamo il Signore perché dia a questi ragazzi e a tutti noi la forza di testimoniare con la grazia dello Spirito Santo il dono della fede là dove siamo chiamati a vivere. Sorelle e fratelli carissimi, come il ladro sulla croce, il Signore pronuncia anche oggi la sua parola di perdono e con fiducia riconosciamoci tutti peccatori, a cominciare da me, per essere raggiunti e santificati dalla sua infinita misericordia. Tu, Figlio di Dio, che possiedi l'unico nome nel quale possiamo trarre salvezza, Kyrie eleison. Tu, nostro Redentore, che ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce, Kyrie eleison. Tu, Re dell'universo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Yeah.
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio e Re dell'universo, fa che ogni creatura ricondotta alla libertà della grazia ti serva e ti lodi senza fine. Per Lui nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedissimi Padre, leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: in vano ho faticato, per nulla e in vano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Parola di Dio. Del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. Perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù,
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Parola del Signore. Solennità di Gesù Cristo, nostro Signore, Re dell'Universo, è stata introdotta da Pio XI, metà del secolo d'alto,
però quel termine qui della regalità, re dell'universo, in realtà il Signore Gesù non l'ha mai voluto usare direttamente. Si parla dei magi che sono venuti a Betlemme per trovare il re dei giudei e si sa come è andata a finire. Se ne è parlato dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando la gente lo rincorre perché si era nascosto, era fuggito per farlo re e lui non vuole. E come abbiamo sentito nel Vangelo, seppure in sintesi, questa parola re e quella parola re di un regno è sviluppata, viene espressa soprattutto nel momento peggiore, cioè nel momento in cui questa parola diventa non un'accettazione, non una conferma, ma una presa in giro. Gesù aveva annunciato 3 volte, siamo nel Vangelo di Luca, stiamo leggendo il Vangelo di Luca, e il Vangelo di Luca è proprio come un grande cammino che Gesù a un certo punto inizia con queste parole: fece la faccia e il volto duro come la pietra e si avviò verso Gerusalemme. E durante il viaggio, per 3 volte dirà che a Gerusalemme, quando arriva, non lo aspetta un battimani, ma l'aspetta l'arresto, una condanna ingiusta, la morte e la risurrezione. Però l'Evangelista annota che questa parola non era conosciuta. Cosa vuol dire risorgere? Certo, avranno visto Lazzaro al momento risorgere, ma qualcuno che dentro di sé ha questa forza è solo Gesù. E allora proviamo anche noi a rivedere un po' questo che Luca chiama come un teatro, una manifestazione, qualcosa da vedere, ma in cui gli attori non sono attori che fanno la parte di qualcun altro, ma l'attore vero e gli altri che ci sono attorno è Gesù, che è lì, su una collinetta fuori dalle mura della città, quasi a dire: tu non sei re di niente, perché devi star fuori anche a patire e a morire, non c'entri con noi. E la gente che passa cosa vede? Noi diremmo: vede 3 condannati, 2 buoni e 1 cattivo, 2 cattivi e 1 buono. Ma la gente che passa sotto, lo faremmo anche noi probabilmente, dice: ma perché sono finiti lì? Se li hanno condannati, qualche cosa hanno fatto. Mentre i capi, quelli che l'avevano condannato, instillano dentro la gente un dubbio: si è proclamato il Cristo, si è proclamato il Messia, vediamo se gli riesce di fare anche ad altri, a se stesso, quello che aveva fatto ad altri. E dice: la gente passava e scuoteva il capo, quasi gente che aveva posto la speranza là, ma adesso ha salvato gli altri, ma non riesce a salvare se stesso. Vuol dire che gli altri erano più un apparato, qualcosa che ci ha imbrogliato, non qualcosa di vero. E gli amici? E gli amici erano, guardavano da lontano, dice l'Evangelista Giovanni. C'è una sola voce fuori dal coro. Forse questa voce è la voce di uno dei malfattori, e quindi il malfattore rimane e lo sa di essere. Forse aveva sentito parlare di Gesù. Forse aveva ancora, proprio per averlo sentito parlare, qualche speranza nel cuore. L'altro no. L'altro continua a dire quello che sente pronunciare, quasi come un'invettiva giù sotto di loro: ha salvato gli altri, ma non è capace di salvare se stesso. Ma perché non sei capace adesso di tirar fuori ancora tutte le tue forze, tutte le tue capacità, così salvi me e te insieme? E la voce dice: ma lui ha fatto del bene, non ha fatto del male, noi sì. Noi siamo qui perché siamo puniti, lui no. E pensate, l'unica volta in cui una persona si rivolge a Gesù col suo nome è questa. Il Vangelo non riporta quello che sua madre l'avrà fatto chissà quante volte,
ma l'unica persona che può rivolgersi a Gesù col suo nome è questa: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, quando sarai re del tuo regno. Gesù, fratello nella morte, io spero ancora in te. Ecco la parola decisiva: la fede in qualcosa e qualcuno in che tu puoi solo sperare fidandoti. Sta morendo tutte e tre in un modo che non può essere neanche descritto, tanto è malvagio, tanto è pesante. Ma questo si fida, tanto che Gesù gli dice: oggi, adesso, sarai con me nel paradiso, cioè quel paradiso che evocava appunto l'inizio dell'umanità, un giardino di pace, un giardino di felicità, un giardino dove l'uomo può mettersi a confronto e a dialogo con Dio come due vecchi amici, che può incontrare nella pienezza della vita colui che gliel'ha donata, e quindi può star certo di una vita che assomiglia a quella di chi l'ha creato, quindi una vita felice, contenta, senza dolore, perché la morte è stata vinta. Ed è un peccatore questo, un malfattore, che però con queste parole e questa fiducia ritrova l'abbraccio di misericordia del Padre, proprio come il figlio che torna, e quel padre che è sulla porta sempre ad aspettare di vederlo da lontano per potergli correre incontro. Gesù è re dell'amore che salva e che perdona. Questa è la regalità di Gesù, quella che lui manifesta qualche tempo dopo, qualche giorno dopo, poco più di un giorno dopo, la sera di Pasqua. Voi pensate che i discepoli, quando hanno sentito l'annuncio della resurrezione da parte delle donne, avessero fatto i salti alti così? No, avevano paura, non ci credevano. E Gesù deve rimproverarli perché non hanno creduto a questi testimoni. Ma Gesù avviene, la sera di Pasqua compie un gesto classico, soffia su di loro, proprio all'invocazione dello Spirito, e dice: pace a voi. Pace perché non c'è guerra tra lui e loro. È la pace, la pienezza del bene che lui porta con sé. È la pienezza della vita che dona a tutti loro. A chi rimetterete i peccati che fruttano la morte saranno perdonati. A chi non li rimetterete, chi non li vuole, chi resta lontano, se la vedrà col Padre Eterno da solo. Questo è il potere di Cristo. Ha risolto il dramma insuperabile che pesa su tutti noi. Noi non ci pensiamo mai, o raramente, ma la vita non è nelle nostre mani. È nelle mani di chi allora? Di un destino che non riusciamo a comprendere? Di qualcosa che è troppo al di sopra di noi, che noi rifiutiamo? O è una evenienza necessaria della nostra vita che trova però in Gesù la soluzione definitiva? Noi siamo persone che non muoiono mai. Noi abbiamo nel cuore lo Spirito di Gesù risorto. E lo Spirito di Gesù risorto soffia dentro di noi per dirci quale strada fare, perché anche a noi possa capitare di vedere sbocciare dentro di noi questo Spirito di Gesù risorto. Quello che state facendo, ragazzi e ragazze, adesso che avete preparato, perché siete stati battezzati un po' di anni fa, papà e mamma vanno portato al fonte battesimale perché volevano che questo Spirito, che il germe di questo Spirito, fosse messo dentro della vostra vita, e voi l'avete tenuto. Poi siete diventati grandicelli, poi ci sono stati i momenti della preparazione che vanno spiegato chi è questo Spirito, se non altro chi è Gesù, che è colui che è diventato uomo come noi. San Paolo dice: il Figlio di Dio ha svuotato se stesso della sua umanità
per diventare come uno di noi. Ha fatto, ha percorso una vita come la nostra, identica, precisa. Non è stato neanche salvato dal male. Ci è entrato dentro in questa morte per dire: anch'io sono con voi, sono come voi. Però non dovete avere paura, però dovete avere la stessa speranza di quest'uomo che ha detto: ricordati di me, perché il Signore non solo si ricorda, ma opera il miracolo oggi. È l'oggi del tempo che il Signore ci donerà. Ma noi abbiamo questo da testimoniare, noi cristiani. Certo che testimoniamo oggi la giornata della carità, quindi l'attenzione al povero, l'attenzione al bisognoso, a chi viene da lontano. Ma perché questo? Noi grandi, vi siete domandati, voi genitori, voi padrini e madrine? Due domande vi faccio. La prima è questa: avete parlato con questi ragazzi e queste ragazze qui una volta almeno della vostra fede? Del fatto che voi gli insegnate, io spero di sì, a perdonare piuttosto che a vendicarsi, ad aiutarsi piuttosto che a opporsi? Perché lo fate? Qual è il motivo? Se non questo che abbiamo tra mano, questo germe che sta diventando un fiore e che adesso voi siete chiamati da adulti, da grandi, ad accettare, per percorrere l'esperienza della stessa strada con Gesù. Ecco perché ci vuole una testimonianza, e le nostre comunità tante volte sono un po' deboli su questo. Perché da una parte c'è Gesù, la preghiera e la messa quando ci vediamo, e dall'altra c'è la vita, è la vita normale, la vita di lavoro, la vita di scuola, la vita di amicizia, la vita com'è? Da donare o da sfruttare? Bisogna fare i conti così. E i conti sono però quelli di colui che muore e risorge, perché non c'è un peccato che non possa essere perdonato, non c'è una debolezza che non possa essere superata, non c'è, perché Gesù ha fatto tutto ciò che doveva per dare a noi la certezza che il Padre vede e ama la nostra vita come ama la sua. E il Padre ci dona il suo Figlio come l'ha donato prima quando è venuto in terra, e come ce lo dona adesso attraverso l'effusione del suo Spirito risorto. Ecco perché c'è tutta una comunità che si rallegra, gioisce, è felice di un giorno così, perché qui ci sono tanti fiori belli che possono sbocciare e far diventare migliore questo mondo di cui ci lamentiamo, ma che siamo chiamati invece ciascuno di noi a rendere migliore nel nome e con la forza di Gesù risorto, del suo Spirito che invocheremo su di voi. Adesso, prima di iniziare, quella preghiera solenne di richiesta allo Spirito di Gesù risorto di scendere su di voi, proclamiamo tutti la nostra fede, diciamo
che rinunciamo a chi ci allontana da Gesù e da questa nostra speranza che Lui ci ha dato, e che vogliamo invece partecipare alla sua vita, perché Dio ci è Padre, Lui muore per noi e risorge per noi, e lo Spirito suo entra nel nostro cuore. Voglio sentire la voce però, vedi, e non soltanto quella dei ragazzini e delle ragazzine, ma quella di tutti, perché è proprio nella fede di tutti che lo Spirito viene invocato. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Rinuncio. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Rinuncio. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, ma è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Rinuncio. Credete nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale conferito a voi, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi siamo orgogliosi di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Sorelle e fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel Suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della Sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei Suoi doni, e con l'unzione crismale li renda pienamente somiglianti a Cristo, Suo unico Figlio. Adesso vi chiedo mezzo minuto, non di più, ma di assoluto silenzio e di una preghiera particolare e speciale per questi ragazzi, ciascuno di noi la faccia. Lodovico e Don Raffaele, compieremo due gesti almeno. Il primo, stenderemo le mani su di voi, come facevano gli apostoli quando mandavano uno in missione ad annunciare il Vangelo della salvezza. E poi io segnerò la vostra fronte con il crisma, che è stato consacrato dal Vescovo per tutta la diocesi Giovedì Santo, e che serve per le cose fondamentali, il battesimo, la cresima, l'ordine sacro. Questo segno non vi abbandonerà mai. Ognuno di noi può andare dove vuole nella sua vita. Può ignorare il Signore, può volergli anche male se vuole. Ma Dio è fedele alla sua parola, non smetterà mai, mai nella vita di amarvi. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Parato, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e ricolmali dello Spirito del tuo Santo Timore, per Cristo nostro Signore. Amen. Samuele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Beatrice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te.
Aurora, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Arianna, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Letizia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Luca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Clara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Ilaria, Gaia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Andrea, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Filippo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Niccolò, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Tommaso, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Luca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Samuele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Luca, Matteo, siamo sempre negli apostoli. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Alice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E la pace sia con te. Luca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Elisa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E la pace sia con te. Alice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono e la pace sia con te. Lorenzo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Davide, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Lorenzo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Luigi, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giusti,
ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Leonardo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Elisa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Valentina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Sofia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Simone, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Gloria Maria, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Andrea, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Mattia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Francesca Gianni, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Anna, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alessandro, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Domenico, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Martina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Denis, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Ginevra, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Sara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Davide, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Daniel, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Daniele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Antonio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Jonathan, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alessandro,
Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Simone, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Edoardo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Thomas, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Lucrezia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Emma, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Francesca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Martina, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Sebastian, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Rachele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Elia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Nicolò, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Nicola, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Samuele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Lara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giulia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Siri, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E la pace sia con te. Benedetta, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Lisa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Federico, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Chiara, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Dalila, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Elisa e Agnese, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e la pace sia con te. Laura, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, la pace sia con te.
Paola, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Samuele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alberto, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Nicolas, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Manuel, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Emma, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Arianna, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alessia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Davide, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Mattia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Aurora, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Pietro, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Fratelli e sorelle, invochiamo ora Dio, Padre Onnipotente, sia unanime la nostra preghiera in quella unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo genera sempre nei nostri cuori. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, presente in ogni parte della terra, perché sospinta dallo Spirito, nella parola di Dio e nell'Eucaristia, trovi sempre nuova forza nell'annunciare il Vangelo, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché noi cristiani, superando l'indifferenza e l'egoismo che dominano il nostro tempo, sappiamo camminare insieme lungo la strada del comune impegno per la pace e la giustizia. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Con la
gioia di incontrarti e aiutarti dal tuo Santo Spirito, vogliamo che anche la nostra vita diventi segno del tuo amore. Suscita, Signore, in mezzo a noi vocazioni dell'amore, vero nel matrimonio e nella vita consacrata. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché lo Spirito Santo, che abbiamo da poco ricevuto, ci aiuti a proseguire il nostro cammino di fede e a non smettere mai di credere in te. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù Cristo, che immolandoti sull'altare della croce hai dato vita e salvezza al genere umano, ispira a quanti sono avvolti nelle tenebre del peccato e dell'errore di cercare in te la luce vera e la vita, e di adorarti come unico Re che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E secondo l'ammonimento e il comando del Signore, scambiamoci in un segno di fraternità, di amicizia e di pace.
Padre questo sacrificio di riconciliazione e conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace, lo stesso Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio di infinita grandezza. Tu, con gioiosa effusione di grazia, hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo, il tuo unico figlio Gesù Cristo, perché sacrificando se stesso sull'altare della croce come vittima immolata, immacolata di pace, portasse a compimento il mistero della nostra salvezza e, costituito Signore di tutte le creature, presentasse a te, Dio altissimo e immenso, un regno universale ed eterno, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Noi oggi contempliamo la gloria del nostro Redentore, che assiso alla tua destra, con te è sovrano del mondo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della lode perenne. Scese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò, quale il sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede a loro dicendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte,
annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché il rito che noi compiamo con fede abbia il dono della presenza del tuo Figlio nell'arcana sublimità del tuo sacramento. E a noi che in verità partecipiamo al sacrificio perennemente offerto nel santuario celeste, concedi di attingere la viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, a Sant'Ambrogio e a tutti i santi, insieme con il Papa nostro Francesco e con il Vescovo nostro Mario, col Vescovo celebrante Roberto, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra. Per questi tuoi figli, che dal tuo amore immenso hanno ricevuto l'effusione dello Spirito. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, e per i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Dallo Spirito di Gesù risorto e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Thank you.
concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del nostro Signore Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, di partecipare, ma di soltanto. Della cresima, poi tutti gli altri, salendo dal centro si scende lateralmente.
momento del ringraziamento. Abbiamo ricevuto i doni di Dio, una celebrazione molto intensa. In questo momento ci siamo nutriti del corpo e del sangue del Signore. Lo ringraziamo perché oggi ci ha donato anche il suo Spirito. Ringraziamo il Signore perché siamo giunti a questo momento e della vostra vita, ragazzi, grazie a chi ci ha accompagnato per poter conoscere meglio il Signore. Dobbiamo dire grazie sicuramente ai vostri genitori perché vi hanno voluto cristiani e vi hanno aiutato in questi anni fino ad arrivare a questo giorno. Dobbiamo dire grazie a chi vi ha preparato in questi anni, che sono le vostre catechiste. Dobbiamo dire grazie a chi ci ha aiutato a vivere intensamente questa celebrazione, il coro, i ministranti, i sacerdoti, tutti coloro che hanno organizzato bene questo momento, favorendo la partecipazione di tutti, chi direttamente qui, chi qui in chiesa e chi invece è nel nostro auditorio. Un grazie, dobbiamo dirlo, speciale al Vescovo che ha presieduto la celebrazione, è Monsignor Roberto, perché ci ha aiutato davvero a pregare in questo giorno così solenne, così importante. Quindi, proprio come segno di riconoscenza, possiamo fare un applauso. Adesso concludiamo bene la celebrazione con la preghiera e la benedizione è solenne per tutti noi. Ci alziamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Signore dell'universo, per regnare anche noi un giorno nella gloria senza fine con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Non voglio aggiungere altro perché è stata una bella celebrazione. Tra l'altro, lo posso dire se non andate a dirlo a nessuno, perché se andate a dirlo a qualcun altro, qui ho fatto la cresima, magari restano un po' gelosi, ma non mi è mai capitato di vedere l'elenco, l'andare avanti dei nomi, di venire tutti a ricevere la cresima nel silenzio e nella preghiera generale. Questa è una delle cose che mi hanno colpito di più. E una seconda cosa vorrei dire a chi magari non viene molto a messa, o magari raramente. Non sono tutte longhe alla stessa maniera come quella di oggi. Oggi ci bisognava fare festa grande e allora si allarga anche il tempo. Però una cosa si può dire delle messe, che comunque sono sempre gioiose. Nel senso che anche quando c'è il dolore nel cuore, c'è sempre la lacrima del Signore Gesù, che è come un olio sulle ferite. Perché è quello che ci dice, ricordati, adesso si può soffrire. Ma tu sei chiamato a gioire per sempre con me, perché mi appartieni. E questi ragazzi devono sentirlo da noi, vederlo nella nostra presenza. Le parole magari valgono poco, ma la testimonianza della vita è molto. È quello che vi auguro. Auguro a loro perché sono i boccioli, o bocciole come si usa dire, di questa comunità parrocchiale. Ma soprattutto a noi grandi, perché a noi spetta la responsabilità di far capire che cosa li accoglie e li attende, ma non soltanto in cielo, là, qua giù, da figli di Dio. Il Signore sia con voi. Dio Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatto rinascere come Suoi figli, vi custodisca nel Suo paterno amore. Amen. Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
che ha promesso alla sua Chiesa la presenza indefettibile dello Spirito di verità, vi confermi nella professione della vera fede. Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del Regno. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa e bella celebrazione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Fare la foto di gruppo, faremo in questo modo, tutti insieme non riusciamo, quindi a gruppi di catechismo, iniziamo dal serio, il gruppo di al serio, gli altri sedetevi. Forza, gruppo di al serio, con le catechiste, eh? Adesso il gruppo della Virginia. Alzate. Della Milena, alzate due. Thank you.
Donatella, gruppo Donatella. Alzate tre. Alessandra, ultimo. Ci vediamo prossimi giorni al catechismo. Bene, buona festa a tutti e grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. Thank you.